Sotto le rosse mura di Parigi era schierato l'esercito di Francia. Carlo Magno doveva passare in rivista i paladini. E chi siete voi, paladino di Francia? Alberino d'Inghilterra. E chi paladino tatatta? Gualfredi Mongioi. Tatatta poi, palatatta fratta. E voi? Il re era giunto di fronte a un cavaliere dall'armatura tutta bianca. Solo una righina nera correva tondo tondo ai bordi. E perché non alzate la celata, paladino? Il cavaliere non fece nessun gesto. Voi, dico a voi, paladino! Insisté Carlo Magno. Perché non mostrate la faccia al vostro re? Perché io non esisto, sire. Questa armatura che si presenta tutta verniciata di bianco, quasi come un frigorifero, e che nello stesso tempo però non è un robot. L'armatura ha un nome, Agilulfo. Ed è il cavaliere inesistente, il protagonista dell'omonimo romanzo di Italo Calvino. Ma come può essere un cavaliere che non esiste? Una persona si pone volontariamente una regola difficile e esiste soltanto in virtù di questa regola. Ecco, questo è Agilulfo. Questo soldato perfetto, che non dorme, non beve, non mangia, è l'eroe di una fiaba medievale scritta nel 1959, che insieme al barone Rampante e al visconte di Mezzato forma la trilogia intitolata I nostri antenati. Tre favole per tre aspetti del nostro essere uomini. Calvino amava le storie, ne raccolse tante nelle fiabe italiane. E anche qui, come in tutte le storie che si rispettano, c'è un'eroina, Bradamante, la bella e coraggiosa guerriera, che si innamora dell'astratta perfezione di Agilulfo. Bradamante è l'antitesi di Agilulfo e quanto Agilulfo è ordinato, riflessivo, razionale, Bradamante è invece disordinata, non riflessiva, piena di entusiasmi e di scatti. Agilulfo vive solo per essere un cavaliere. L'amore non lo riguarda. Ed ecco che la favola diventa qualcosa di più serio. Qualcosa che forse ci riguarda molto da vicino. Penso che sia un personaggio ancora attuale, anzi più che mai attuale, che il mondo di oggi sia pieno di armature vuote che funzionano perfettamente, ma che non hanno dentro una vera ragione umana. Tante persone del mondo in cui viviamo, della nostra civiltà, che sono ridotte a pure funzioni, che sono ridotte a pura esecuzione, a pura produttività. Gente che produce. Agilulfo non muore tanto, piuttosto si dissolve nel nulla, svanisce. Calvino fa morire in questo modo Agilulfo perché Agilulfo non è un personaggio vero, è una creazione appunto razionale, è un paradosso. Ecco che cosa scrive Calvino nel 1960. Poco dopo la pubblicazione del romanzo. Il cavaliere inesistente è una storia sui vari gradi di pienezza dell'uomo, sui rapporti tra esistenza e coscienza. In mezzo al succedersi di trovate buffonesche, di battaglie, duelli e naufragi, l'aspirazione è quella a una pienezza di vita, a un'umanità totale.